Allora, vediamo una non notizia e una notizia. La non notizia è che Lusenzo, la laguna del Lusenzo continua a essere inquinata, sporcata tutti i giorni praticamente dalle cassette di polistirolo che arrivano dal mercato ittico, dove la marineria porta negli appositi contenitori appunto il materiale di scarto appunto delle cassette di polistirolo, e quelle puntualmente con il vento cadono in acqua, il vento poi le porta tutte su Lusenzo. Questa è una nuova notizia perché l'abbiamo detto tante volte. Da SST hanno sempre comunicato che stanno studiando un modo di trovare una soluzione. Intanto passano gli anni e il polistirolo va in acqua e inquina un po' dappertutto, ma soprattutto la laguna di Lusenzo, perché il vento poi la spinge via parte. La vera notizia è che in realtà il Lusenzo non viene mai pulito, perché al di là delle pulizie che fa Veritas a terra con gli addetti che puliscono, al di là delle pulizie che fanno sempre gli addetti Veritas con il retino, perché è stato dimostrato che a parità di ore un uomo a terra con retino raccoglie molto di più che uno in barca in giro per la laguna. Ma tutti i rifiuti che galleggiano nel Lusenzo, bottiglie di plastica, il polistirolo e tutto altro materiale, non viene mai raccolto, non viene mai raccolto. Se non grazie, così spontaneamente e di nascosto, da alcuni, persone che in modo civile li tirano su, e poi, anche grazie a qualche addetto di Verisa, in maniera nascosta, la riescono a fare smaltire. Ma in realtà il Lusenzo, non viene mai pulito. Allora, assolutamente non vogliamo fare il ruolo dell'opposizione, ci mancherebbe altro, e non vogliamo essere critici verso l'amministrazione, che ha già tantissimi servizi da svolgere, non è facile fare tutto, però credo che sia un po' inutile fare in pompa magna le ordinanze, i comunicati stampa che divietano l'uso delle stoviglie in plastica, e poi in realtà di concreto non si riesce a trovare una soluzione, cosa mi sembra un po' veramente d'altro mondo, a impedire che ogni giorno quotidianamente il polistirolo del mercato ittico vada a finire in acqua più su Lusenzo, e che non ci sia nessuno che vada a pulire in maniera organizzata tutta questa spazzatura che c'è sul canale.